L'Accademia Alberto Lori presenta Canali in sintonia, un progetto armonico di Roberto Romiti. Una vita da... Buongiorno a tutti, siamo qui in una trasmissione un po' particolare perché stiamo parlando di Manuela Pompas, che è un'amica, che è una persona che ha... una storia molto larga, diverse vite in una, è periodista, anche ricercatrice, è una dei grandi nomi italiani sulla reincarnazione, la sensitività, la medianità, e quindi penso ha partecipato a tutti i convegni italiani ed è una persona di riferimento, oltre che una cara amica, da adesso qualche anno sono molto contento adesso di fare questa intervista, perché stiamo facendo nel progetto di Canali in sintonia sviluppata da Roberto Romiti, di, in qualche modo, di fare un po' rete unificati per unire le nostre forze e diffondere persone di valore in tutti i diversi canali. E quindi sono molto lieto di accogliere Manuela Pompas, perché proprio è un faro nel paesaggio italiano della ricerca spirituale. Grazie, Bernard, grazie. Non commuovermi, perché facciamo dei cammini paralleli, ma siamo in tanti, per fortuna. Siamo in tanti che abbiamo questo progetto di portare avanti la luce, di portare avanti la verità, ognuno quello che riesce a cogliere, ovviamente. Per cui non mi piacciono i complimenti, mi imbarazzano. Io sono una pioniera, sono stata una pioniera. Mi piacerebbe parlare della tua, di come è nato questa passione, come, perché hai avuto una lunga storia di cui conosco qualche parte, ma che cosa ti ha spinto a diventare, a sviluppare questa medianità, il lavoro sulle reincarnazioni? Guarda, io ti devo dire una cosa, che è un pensiero che è venuto fuori oggi, ieri. Noi siamo come le ghiande della quercia, cioè quando veniamo al mondo, quando siamo piccoli, dentro di noi c'è già tutto. E io, se devo guardare, io ho tanti anni, perché ne ho 35 dichiarati e 78 all'anagrafe, e che non sento, che non sono reali, che sono finti. E io oggi non sono diversa da quando avevo 17 anni, sono più maturo, più esperienza, ho fatto tante cose, ma la ghianda è la stessa. Cioè il progetto di vita che io avevo, dalla nascita non lo so, ma piccola, è uguale. Oggi sono più consapevole, oggi se guardo il mio percorso che adesso ti racconto, è chiaro che capisco i passaggi che ho fatto, che non ho capito mentre li facevo, perché a volte mi sembrava di essere spinta dal vento, dal caso, dalle occasioni, dalla disperazione, e invece oggi, se guardo, c'era un filo dalla nascita alla morte, non posso dirlo, ma insomma oggi. Io sono stata una bambina particolare, tu hai detto la parola particolare, io oggi ti dico che sono una bambina particolare, perché quando ero una bambina mi sentivo come tutte le altre, no, però mi sembrava, quello che ero mi sembrava normale. Avevo delle percezioni, ma io le ho viste in mio figlio, mio nipote, in tanti bambini, cioè il bambino non ha la consapevolezza, per esempio, della diversità dagli altri. Se io fossi un UFO che si incarna, io mi sento uguale agli altri, non ho la percezione di venire da un altro pianeta, di parlare un'altra lingua. Mio figlio, quando era piccolo, ha parlato a 3 anni e mezzo e all'asilo parlava così, e i bambini lo capivano. Per cui lui non aveva la sensazione di non saper parlare, perché lui parlava e i bambini lo capivano. Io avevo queste cose, ho dei ricordi che ho raccontato spesso però nei video. Per esempio, ricordo la percezione che nei boschi, io andavo a rabba da bambina sotto il Pordoi,
quando andavo a caccia di funghi con mio nonno, quando facevo le passeggiate, io avevo la percezione che il bosco fosse abitato. Non vedevo fate gnomi, cioè o elfi, non vedevo gli spiriti di natura, ma avevo la percezione della presenza, cioè di creature che si muovevano nel bosco. Questa percezione l'ho avuta più forte, avevo 29 anni quando sono stata a Findon in Scozia, sono arrivata, io non parlavo l'inglese, parlavo malissimo, table, pencil, e vedevo le aiole con tutte le lucine sopra, come se si muovessero dei brillantini, ed erano gli spiriti di natura. Io non vedevo le creature, ma vedevo, sentivo la vita, che non era solo la vita del fiume, i Deva, loro li chiamano i Deva. Mentre, grazie a te, Bernard, che hai molto più coraggio di me, ti lanci di più, tu hai parlato di gnomi, di fate, nei convegni ci siamo incontrati, anche nei miei video. E io ho lasciato andare, grazie a te, una parte di controllo mentale. Per cui, per esempio, adesso sto saltando nell'età, ma qualche anno fa ho portato un gruppo a vedere una tomba dei giganti e ho detto, adesso guardate perché è pieno di gnomi. Io vedevo tutti gli gnomi intorno allineati davanti a noi, io li vedevo. Poi non me ne frega niente se era un'allucinazione, se era una fantasia, perché ho lasciato andare. E la cosa più bella mi è successa a Assisi, e lì invece non me l'aspettavo, ero a San Damiano, ero seduta come si chiama, nel chiostro del convento, ed ero seduta sul muro con gli occhi socchiusi. Loro curano moltissimo, ci sono dei gerani stupendi, molto armonici intorno a una fonte, intorno a una cosa centrale. E io sentivo questa energia, io ho imparato a sentire, cerco di insegnare a sentire invece che pensare. Sentivo questa energia, io lì mi sento in pace. San Damiano per me è un punto di pace totale, cioè, secondo me c'è ancora l'energia di Chiara. E mentre ero lì in questo stato, ho visto una meravigliosa farfalla, l'ho immaginata, ma era come se fosse vero, che aveva il viso di donna, quindi era una fata, ma io non me l'aspettavo. Cioè io le fate le conosco nelle fiabe, Peter Pan che andava nei giardini di Kensington a dormire con le fate, ma erano fiabe. E per la prima volta in vita mia, ma non tanti anni fa, 2 anni fa, ho avuto la percezione di una creatura alata. E io sono sicura che fosse vera. Sono pazza, Bernard, era Assolutamente. un'allucinazione, non mi interessa tra l'altro, ma è stato Assolutamente. Se sei pazza, siamo in due, siete pazzi. bellissimo. Allora io da bambina avevo qualcuna di queste cose. Quando è morto mio nonno, avevo 5 anni e l'ho sentito che se ne andava. L'ho sentito tornare a trovarmi. Ma erano tutte cose sfumate. Il ricordo che ho già raccontato più forte che ho di quell'età lì, avevo 4 anni, stavo rientrando a casa in montagna. Sai che i bambini hanno il senso dello spazio diverso, per cui a me sembrava 1 chilometro, magari era 100 metri. È passato un uomo che è passato dal sentiero in alto e mi ha guardata. Io avevo 4 anni, ero piccolina, e mi ha trafitto. Con lo sguardo, io ho sentito lo sguardo entrare e io sapevo che era demoniaco. Non so dire perché, perché un bambino non ragiona e io sapevo che era il male. Poi se lui se n'è andato, ma io sono passati 70 rotti anni, io me lo ricordo come se fosse ieri. Mi ricordo questo prato, questo sentiero, non mi ricordo il viso di quest'uomo, mi ricordo gli occhi e per cui. Hai avuto un'esperienza travolgente anche dopo crescendo, anche quando hai scoperto le tue vite passate. Questa è stata una cosa molto importante per te. Sì, ma io ho sottolineato l'infanzia per dire che tanti bambini hanno e i genitori devono saperli ascoltare, perché il genitore spesso non ascolta i bambini. Poi io sono entrata a Gioia, ho conosciuto qualche sensitivo, qualche imbroglione e sentivo che era dentro. Ho
insomma, io avevo una spinta. Tu dici, come hai fatto? Io ancora oggi ho questa spinta ad andare a conoscere, a studiare, a capire. E quando è morto mio padre è caduto il mondo, però io ho detto, se ci sei vieni giù che ti prendo pugni, perché ero agnostica, ero mezza atea, come fai a permettere il dolore? E poi tu dici le vite passate, io ero molto infelice, avevo una storia sentimentale di un ragazzo, lui non era cattivo, però mi trattava male, c'aveva altre donne, mi umiliava. E poi ho scoperto che era esattamente quello che faceva in un'altra vita. Era un copione tra di noi, no? L'aguzzino e la vittima. E un mio amico mi ha detto, ti faccio vedere perché non lo lasci. E mi ha messo in uno stato di ipnosi, di rilassamento profondo, dove io ho rivissuto una storia. Io della reincarnazione avevo studiato in Platone, ma è una roba sui libri. E ho rivissuto di essere, cioè nel mio primo libro, che però non c'è tra quelli che hai tu, Storia di reincarnazione alla ricerca delle vite passate, un libro dell'83. Io ero una serva, giovane, avevo 17, 18 anni, non so, giovane. Lui era un nobile e prima di andare via, quando veniva alle feste, passava da camera mia, faceva quello che voleva e se ne andava. E io subivo, perché una serva è una cosa. L'ho fatto anch'io. Una volta in meditazione mi sono vista che era un signorotto che si faceva una serva, ma io non provavo niente, era come una bambola di gomma, che me frega quello che prova. Cioè la serva è lì per te, quindi tu maschio ti soddisfi e via. E lui faceva la stessa cosa. Poi lui è stato ucciso, io sono stata incolpata e sono morta per lapidazione. E qui è stato il mio primo incontro con la reincarnazione, dove poi ho ritrovato il castello, ho riconosciuto i luoghi, io e lui abbiamo equilibrato le nostre energie, il nostro rapporto. E da lì è partita. Io ho avuto due fenomeni grandiosi, grandiosi per me, che hanno cambiato la mia vita. Uno è la prima seduta medianica, dove mi sono sentita abbracciare da mio padre. E lì, lo ripeto, ma ho detto veramente così, se è vero, io dedicherò la vita a questo. E non ho mai smesso, Bernard, come te, non si può smettere un cammino, si possono fare degli errori, ci sono delle battute di arresto, puoi interessarti di una cosa e poi di un'altra. Ma la spinta dentro, una volta che tu provi, l'altro giorno una mia amica ha detto, ho sperimentato lo stato di grazia. Quando tu provi certe esperienze che tu conosci, perché le hai avute anche tu, non torni indietro. Può succedere che perdi la strada, ti monti la testa, credi l'ego spirituale, usi il potere per manipolare gli altri, e allora cadi. E allora lì cadi. E c'è una bellissima storia di Armanesse che dice, adesso la storia è più lunga, ma te la dico solo così, quando uno perde la luce, non si ricorda più niente. Quindi anche se ha studiato tutti i libri del mondo, anche se aveva avuto le visioni, le cose mistiche, ma perde la luce, perde la strada, cade e la parola non è più viva, non è più reale, diventi uno dei tanti. Non nel senso che gli altri non valgono, nel senso che non è più un cammino di crescita. Ecco, io ho cercato, sbagliando, non sono nessuno, ho cercato di seguire un cammino e cerco di spingere le persone a svegliarsi, a fare questo cammino. E la mia vita è stata molto ricca grazie al mio lavoro, che all'inizio ho avuto anche dei problemi perché io sono una ribelle. Ho conosciuto anche degli imbroglioni, pochi all'inizio, per cui oggi li sento col naso. E ho conosciuto meno Rol, tutti mi chiedono hai conosciuto Rol, non ho conosciuto Rol anche se gli ho parlato al telefono, ho conosciuto tante belle persone, guaritori, medium, sensitivi. Io avevo un'amica a Verona, per esempio, che era Gemma Zampini Pera, ti parlo degli anni 70, quindi andiamo indietro di tanti anni, una delle prime guaritrici, lei era laureata in psicologia, era una critica d'arte.
ed è una che mi ha spinto, era una donna con un cuore grande così, che faceva le cose anche gratuitamente, aveva 5 figli, credo che fosse di origine spagnola. E lei mi ha spinto, per esempio, a prendere la mia strada, mi ha spinto per amore, non per amore, nel senso per un cuore grande. E lei è stata una delle prime che ho incontrato. Ho incontrato Fellini, ho incontrato delle sue amiche sensitive e poi io credo che ogni persona che incontri ti dia qualcosa. Cioè, Gesù ce n'è stato uno, il Buddha ce n'è stato uno, cioè i grandi personaggi, vabbè, ti aprono delle grandi porte, ma anche il piccolo sensitivo, anche la persona che incontri sull'angolo di casa, se tu hai il cuore aperto, magari ti dà un insegnamento. Non quello che E aspetti, non c'è stato un mirabolante. insegnamento molto forte che per te quando sei andato in India, e Quest'anno. che sì, la tomba di Aurobindo e di Mer. 2012, Sì. 2012, non quest'anno. Quest'anno sono tornata. Quest'anno sono tornata, non ho avuto cose forti, ho avuto tante intuizioni e tante idee per il mio giornale, per la mia vita, cioè era come se arrivasse, era come una pioggia di idee che scendeva, quindi io non ho visto lui, non ho sentito lui, ma avevo come un'attivazione. Beh, Karma News, perché bisogna parlare di Karma News, perché bisogna parlare di Karma News, perché aspetta, tu butti lì sassi poi. Allora, io vado nel 2012 a Pondicherry, e vado sulla tomba di Aurobindo, che è un grande maestro, di cui io sapevo poco niente, sapevo che era un guru. E mi sdraio sulla tomba, sui fiori così, e sto 20 minuti con la... Però lì avevo già fatto tante cose, Bernard, avevo già aperto la mia intuizione, avevo già sentivo parlare, io la chiamavo la mia voce, questa come mio nipote, la scatolina, la mia voce mi dice che il grillo parlante. Sto 20 minuti sdraiata col cervello, con la testa completamente vuota, come in meditazione, e quando apro gli occhi c'è davanti a me un giovane indiano col baffone, avrà avuto meno di 40 anni, che urla: Depeche toi, il n'y a plus di temps. Sbrigati che non c'è più tempo, in francese. E io gli dico: ma devo morire? E lui sparisce. Allora io vado su Wikipedia e trovo la sua foto ed era Aurobindo, perché nell'ashram ci sono soprattutto le sue foto da vecchio, quindi io non avevo mai visto questa immagine. Allora faccio meditazione, sento ancora delle cose, non grandi, ma delle cose, e capisco che non abbiamo più tempo, non eravamo nel 2012, non ce l'abbiamo oggi, non c'è tempo da sprecare. Ognuno di noi deve agire per il bene, per la luce, per l'evoluzione, per sé e per gli altri. Il messaggio non era solo per me, il messaggio era globale, universale. Torno a Milano, era il gennaio, in aprile. Di giorno stavo andando a far da mangiare, ho un corridoio lungo in casa, non si vede, ma un corridoio, quindi pensavo al mangiare, non è che pensavo, e vedo una scia di luce così sul soffitto che viene verso di me, si ferma sopra di me e mi dice fallo e sparisce. E io so che era lui, ho sentito che era Aurobindo, anche se non l'ho visto, e dico fallo cosa? Ma io so cosa dovevo fare, un giornale mio. E così è nato il Karma News, che non è mio. E lui, prima, adesso non lo sento più, ma ai primi tempi, quando dovevo prendere una decisione di direzione, io so che lui era dietro alle mie scelte. Infatti io dico che è lui il direttore editoriale è lui, io sono l'esecutrice. E credo che per tante professioni, tante persone abbiano un daimon, abbiano uno spirito guida di tipo professionale, no? Io credo che tu quando fai corsi hai qualcuno che magari ti suggerisce. Io quando faccio i corsi, a volte, faccio i corsi di reincarnazione, a volte la mia voce mi dice basta, adesso falli rientrare, oppure no, adesso fai così. E anche quando scrivo, a volte scrivo
No, a volte adesso, questo capita da quest'anno, mi metto a meditare e qualcuno mi detta le prime 10 righe di un articolo, che io nella mente sento proprio la voce che dice la cosa. Questo è molto carino perché noi siamo guidati, noi non come le marionette, perché abbiamo il libero arbitrio, ma se ci mettiamo in una certa linea siamo guidati, aiutati. A volte è un aiuto anche finire sotto una macchina, avere una malattia, perché quello ci fa meditare. Anche quelle esperienze che noi crediamo negative, se le analizziamo, ci stanno portando un insegnamento. E quindi tu hai buttato lì tante pietre. La reincarnazione è stata una via maestra, cioè la cosa che mi contraddistingue. Perché non so, io ho fatto anche i corsi sui chakra, ma quelli li fanno tutti. Ho fatto i corsi di rilassamento, di dinamica mentale, di meditazione. E oggi ho ripreso a fare i corsi di sensitività. Ma il mio cavallo di battaglia era la reincarnazione. Io sono stata una delle prime, non la prima certamente, ma una delle prime in Italia, prima di Weiss ho cominciato. E le persone pensano che sia affascinante quello che emerge. Quindi sono delle favole, delle storie, no? Io ero la serva nel castello, che poi era in Scozia, oppure ero la principessa a Versailles, ero il Pelle Rossa, io sono stata anche Pelle Rossa. Invece la cosa interessante della reincarnazione è prendere atto di cosa c'è dentro di noi, di cosa abbiamo conquistato e capito, di cosa abbiamo sbagliato, di che cosa abbiamo cambiato. Perché io posso essere un buon Pelle Rossa e un cattivo prete o viceversa, quindi è cosa capisco, non è il ruolo che ho. Poi è divertente perché io ho avuto dei casi, ci sono tanti casi dove le persone ritrovano i luoghi. Non so, io ho riconosciuto la mia casa a Fez in Marocco, mi sono sentita addirittura male, sono quasi svenuta ed ero giovane, avevo 30, 30, no, no, avevo 30 anni e sono entrata al Palemnebi a Fez, che adesso è un ristorante, Museo del Tappeto. Mi sono sentita male, ho detto a Carlo, che era il mio compagno e poi marito e poi ex marito. Hanno spostato, c'era un pozzo, l'hanno spostato e lui dice: sì, stai lì, stai lì. E là non c'era quella scala, era. E lui è andato a chiedere e il proprietario ha detto: ma lei ha visto le carte dei cambiamenti che abbiamo fatto? Perché quello che io ho sentito era vero ed era la mia Palemnebi nella Mecca di Fez, era la mia casa e lì ho avuto una vita felice. Andavo a cavallo col mio papà, che era un sufi, quindi non ho molti particolari, so di aver avuto una vita felice. E abbiamo vite felici, abbiamo vite infelici, sono stata strega e sono stata sciamana, cioè uno può essere un guerriero feroce o un guerriero che salva la vita ai deboli, quindi tutti abbiamo avuto. Le persone che vengono da me mi dicono: ah no, ma io non posso aver fatto del male. No, questa vita no, certo che no, ma tutti nasciamo gorilla, per dire, esseri primitivi, facciamo un percorso, facciamo tanti errori e quando impariamo diventiamo delle persone diverse. E io sono sempre stata affascinata da questo mondo. Anche quando non sapevo niente, tu prima mi hai chiesto qual è la spinta, anche quando io mi sono avvicinata. Io ho scritto un romanzo esoterico a 17 anni senza sapere niente, che uscivo dal corpo, ma non sapevo niente, era un'invenzione. E l'Egitto, all'elementare diventavo matta quando leggevo dell'Egitto. E avevo un sogno. Io ho fatto un giornale a 8 anni perché a 5-6 anni ho sognato che andavo nello spazio e che andavo su un altro pianeta. E non ho memorie di una vita perché ero un bambino, il cervello ha delle censure, no? A seconda dell'età, un bambino non può vedere tutto. Ma io ero su un altro pianeta con dei fiori stranissimi, delle piante strane e ho fatto un giornale a 8 anni per scrivere questo sogno perché avevo delle cose, avevo dei grandi sogni. Mi ricordo a 3 anni ero al buio e sull'armadio davanti che avevo ho visto dei grandi
del grande anaconda intrecciati o pitoni intrecciati. Jung sarebbe stato felice di analizzare questo sogno. Sono le forze della natura, la Kundalini. Ma a 3 anni cosa vuoi capire? A 3 anni capisci che è una cosa importante. Capisci che dentro quell'immagine c'è qualcosa, anche se tu non puoi analizzarlo. E Jung ha visto... Hai avuto capacità molto sviluppate, perché anche in una meditazione mi hai raccontato che sei stata capace di piegare un cucchiaio. Sì. No, l'ho fatto fare ai miei allievi. Io ho paura di questo dono. Io ho paura del dono PK, perché porta delle conseguenze agire sulla materia. Quando Uri Geller piegava i metalli, le persone avevano mal di testa, gli scienziati che lo studiavano. E io sento che non è cosa buona, non è per me, anche se è la stessa energia con cui un guaritore cicatrizza le ferite. Quindi devi incanalarlo bene, devi usarlo bene. Io ho fatto una cosa così, ero molto giovane, non ero ancora sposata, abitavo ancora nella prima casa, no, nella seconda casa, avevo 26 o 27 anni, e avevo sentito parlare di Sai Baba, che è un guru, sapete tutti chi è Sai Baba. Allora, era giorno, mi sono seduta davanti all'armadio con la luce della finestra dietro e ho detto, adesso faccio la vibhuti. Mi sono messa con gli occhi chiusi, sono anche un po', come si dice quando uno crede di essere di più di quello che è? Sono un po'... orgogliosa. Cioè, no, io posso far tutto. Metto lì la mano davanti all'armadio e dico, adesso viene la vibhuti, adesso materializzo. Allora, qui ha cominciato a girare una ruota di luce, come le lampade che ci sono nelle discoteche, stroboscopiche, credo che si chiamino, e continuava a vedere questa luce che girava nella fronte, negli occhi. E il braccio è diventato bollente, caldissimo, solo questo. E ho detto, sono una deficiente, perché se lui è il diavolo... non devo sfidarlo, come diceva mio marito, non devo sfidarlo. Se lui è divino, non devo sfidarlo. Per cui ho smesso. Però il mio primo libro, che tu hai lì la copertina, che si chiama Siamo tutti sensitivi, guarda che bravo ragazzo, io sono sempre, basta, non mi piace. Sono sempre stata convinta, ma anche da piccola, che noi possiamo fare qualunque cosa. Cioè, che noi abbiamo delle doti che possiamo sviluppare e potremmo volare, per assurdo, no? Come Peter Pan. E oggi mi parlavano di un ragazzino che salta da un tetto all'altro e ha sviluppato questa, è una cosa che si insegna, questa forma di ginnastica. Noi abbiamo veramente delle facoltà straordinarie che non usiamo. Usiamo meno del 10% del cervello, noi donne di più degli uomini, sicuro, però... È chiaro. No, va bene, battuta. Però sono sempre stata convinta, certe cose io non le ho fatte per pigrizia. Per esempio, io sono sempre stata affascinata dalla veggenza, dalla possibilità di vedere nell'invisibile. E la prima parte della mia ricerca da giornalista sono state in questa direzione, quindi i poteri della mente, la pranoterapia. Poi ho sposato un medium e mi affascina l'idea di poter parlare con i nostri cari e soprattutto con le guide. E io non sono una grande medium, io sono alle medie, non so, sono in cammino. Ma io le ho avute queste esperienze. Io, la mia mamma, il mio papà, li ho visti più di una volta, sono venuti ad aiutarmi tutti in modo diverso, tutti e due. La mia mamma quando è andata di là, che se n'è andata per un ictus a 80 anni, ha dormito in casa mia, fino a che mio figlio non ha messo la testa a posto, fino a che mio figlio non ha incontrato quella che oggi è sua moglie, e quindi io sono sicura che sia stata lei a farli incontrare.
si sono visti una volta, si sono innamorati e non si sono più lasciati. E io sono sicura che lei dall'aldilà, non so come, in qualche modo, abbia creato questo incontro. Succede, no? Che ci sono gli incontri karmici, gli incontri. E poi se n'è andata. E poi ogni tanto, ieri sera, non so, è successo questa cosa che ti raccontavo fuori onda di mio nipote, e avevo voglia di raccontargliela, e l'ho sentita, non l'ho vista. È come se fosse passata così, ho sentito la sua energia. E lo stesso il mio papà, non lo sento più. Mio papà se n'è andato nel 65, quindi sono 50 anni, insomma, sono tanti anni. Ma mi è capitato un paio di volte con delle persone non positive di sentire la sua presenza come per proteggermi. Cioè lui non so dov'è, sta facendo il suo percorso, forse si sta preparando a tornare, lo sentivo di più poco dopo, diciamo, il trapasso. Ma una cosa che io cerco di trasmettere, che ho vissuto, che non perdiamo nessuno, che l'amore ci mantiene uniti di qua, e di là, oggi ho incontrato questo mio amico che non vedevo da tanti anni, ma se c'è l'amore e l'amicizia non muore mai, né nell'al di qua, né allora, quando ci vedremo. Hai accennato, parlando di questo, hai accennato due volte al tuo ex marito, che è stato importante per te. Sì, non vorrei parlarne. Lui era uno scorpione con l'ascendente leone. Era un musicista e non ha fatto quello che doveva, non ha seguito le linee del suo maestro perché avrebbe dovuto fare musica e ha smesso, avrebbe dovuto portare la parola del suo maestro che era un grande maestro, era un po' come il maestro di Roberto Setti, il maestro greco, e che ci portava tanti messaggi di spiritualità, ci ha preso per mano. E diceva però, i maestri rivelano, che vuol dire svelare, ma vuol dire anche velare due volte, coprire, rivelare. Quindi a volte dicevano, sì ti piace quell'uomo, vai, un disastro, perché dobbiamo passare dall'esperienza personale, dal libero arbitrio. E a me questo maestro io gli devo tantissimo perché mi ha messo sulla mia strada e mi ha obbligato a fare cose. Per esempio, io lavoravo a Gioia, giornale femminile, che ho sempre odiato, una parola forte, ma insomma non mi piaceva. Io volevo andare a Panorama o all'Europeo, a me piaceva l'Europeo. Ma se non fossi andata a Gioia non avrei fatto questo cammino, perché gli altri hebdomadaire, gli altri magazine non mi avrebbero lasciato fare quello che ho fatto. E un giorno sono in metropolitana, ero giovane, e vedo una vecchietta che legge Gioia, perché noi pubblicavamo le cose all'uncinetto, fotografavamo all'uncinetto e poi ingrandivamo il pezzo da fare con l'uncinetto con tutte le spiegazioni. E io sono tornata a casa depressa dicendo, ma maestro, ma se la gente compra Gioia per l'uncinetto, io cosa ci sto a fare? E lui mi rispose, figliola, non è il tuo compito sapere dove vanno le cose, il tuo compito è seminare. Tu butti il seme nella terra, non saprai mai a chi va, ma qualcuno va, basta uno. E questo mi ha spinto tutta la vita. Ancora oggi faccio delle cose e so che hanno un senso. Poi magari hanno un senso per una persona sola, per 10, per 100. Andiamo ai convegni, no? Io e te, chissà quanti capiscono. Beh, oggi le persone sono più aperte. Ma se il tuo compito è quello che diceva mio marito, se il tuo compito è la musica, devi fare la musica. Un giorno in metropolitana ho visto un ragazzino che suonava la chitarra seduto per terra, cantava Paoli, cantava giovane lui, con la cosa della chitarra aperta per i soldi, ma non guardava, non gliene fregava niente, lui suonava, lui aveva la musica dentro. E io gli ho dato 5 euro, se non mi ricordo, e gli ho detto non smettere, non smettere. Era giovane, per cui magari se studiava musica magari avrebbe fatto quel cammino. E un'altra volta, un'altra a Granada,
una donna che cantava per la strada con la mamma, che si era incisa un CD, cantava, aveva una voce bellissima. Se quella è la tua, se la tua strada è fare il panettiere, devi fare il panettiere, e se la tua strada è fare i corsi, devi fare i corsi. E ognuno di noi nasce con un contratto, con un progetto di vita, con una mission e deve seguire quello che ha dentro. Poi magari l'altra sera ho conosciuto un commerciante, un signore, che adesso è in pensione, dipinge, dipinge anche bene, sta cominciando, sta imparando. E perché no? La vita continua fino al giorno che chiudiamo gli occhi e continua a darci dei regali, degli insegnamenti. Io questo l'ho molto chiaro, per cui io continuo e io non ho l'età che ho, io sono una ragazza, come tu sei un ragazzo, e noi andiamo avanti fino a che c'è la spinta, fino a che c'è la salute, fino a che non divento, non entro in Alzheimer, fino a che questo è bellissimo e ci ripaga. E io sono grata perché più lavori nella direzione, il mio maestro mi ha detto: il tuo compito è scrivere, se non scrivi ti portiamo via tutto. Ti diamo il permesso di fare anche le regressioni, di fare anche altro, ma devi scrivere. Io oggi ce l'ho ben chiaro questa cosa e ho ben chiaro che abbiamo missione in senso non perché siamo chissà chi, anche il panettiere è una missione, no, Bernard? Anche una persona semplice. Dobbiamo seguire quello che la spinta che abbiamo dentro fino all'ultimo giorno. Cos'è questa storia di andare in pensione e andare a giocare a bocce? Credo che la pensione non è fatta per noi. Eh? La Non ho capito. pensione non è per noi. Ma no, io diventerei depressa. Andare con le amiche al cinema si può fare una Ma volta, no? hai scritto 20 libri, eh? 20 Venti. libri di cui mi permetto di mettere l'ultimo, Medianità, e quindi stai Questo scrivendo e stai già lavorando sul successivo, quindi sono tanti, hai prodotto tanto. ho prodotto tanto. Sono una nell'azione, sono molto nell'azione, ma non è vero, me l'hanno fatto fare. Me l'hanno fatto fare. Tu pensa che quando io mi sono separata avevo 60 anni e ho detto: la mia vita è finita, perché finisce la famiglia. Il lavoro, mi ero già licenziata da Gioia perché non ne potevo più. E Tecniche Nuove mi ha chiamato per offrirmi un lavoro, un lavoretto, e dovevo leggere dei libri e fare delle recensioni, dovevo fare delle schede e segnalarle. Ma io non avevo cercato lavoro, cioè è arrivato, chissà perché, chissà per come. E lì ho ripreso. Ho capito che dovevo andare avanti, che dovevo continuare a scrivere. Adesso non mi costa più. Io ho un Karma TV, ho un giornale karmanews.it, come dicevo prima, che è arrivato da Aurobindo, è arrivato faticoso, molto faticoso. Ogni tanto chiedo che l'universo mi mandi degli altri collaboratori che io non pago, che mi scrivono 3 cartelle al mese, quindi non è questo grande lavoro, e ho delle persone che collaborano con me. E poi io scrivo almeno un libro all'anno adesso, se ce la faccio, se sto bene, se ce la faccio. E adesso, da quando sono separata, mi piace tutto quello che faccio. Io non amavo la casa, adesso amo la casa, sono nonna anomala, perché vedo il nipotino una volta alla settimana, che amo, che adoro, però io non ho mai rinunciato al lavoro. E quello che dicevi tu, c'è una spinta dentro. E ho fatto tanto, ho fatto tante cose, tanti gruppi, tante interviste. Se tu pensi che a Gioia io facevo una intervista alla settimana dal 74 al 2000, quindi. E in tutti, anche nel campo della medicina olistica. Mi affascina la scienza, mi affascina la medicina, credo di essere stata sciamana, mi affascina l'idea di scienza e spiritualità, medicina e spiritualità, mi affascina la scoperta,
Io sono un acquario, se fosse possibile andrei in giro per l'universo, se avessi questa possibilità, se mi chiamassi Elon Musk, per esempio. E cos'altro vuoi sapere? Il Giustamente, quello che mi piacerebbe dire a chi ci sta ascoltando è che hai avuto interesse per tante filosofie, tante religioni, un'origine anche ebraica, un vissuto anche in Spagna, di vite passate, di cui hai parlato. Hai avuto anche esperienze molto forti a Qumran, quando sei andato a visitare Qumran. Interessante, quindi Le racconto perché tu le butti lì e poi butti sassi. Allora, mia madre era cattolica, di padre schenazita, che mia nonna quando l'ha sposato l'ha fatto convertire. Io l'ho insultata dentro di me tutta la vita, invece gliel'ha salvata la vita perché eravamo alle soglie della guerra mondiale, del nazismo. Mio papà era sefardita, nato in Turchia, venuto in Italia 2 anni. Sono molto fiera di questa parte della famiglia. E non è mai entrato lui, si è sposato in chiesa, promettendo di non occuparsi della nostra educazione religiosa. E io nell'adolescenza, mi ricordo 15-16 anni, ho detto: ma se i genitori hanno ragione tutte e due, com'è che una ha una religione e uno ne ha un'altra? È una discordanza. Non... E mi sono allontanata dalla religione, da tutte e due. Anche se io mi sento di sangue ebraico, come è una brutta parola, loro non l'accettano. Io mi sento di razza ebraica, anche se è una parola che qualcuno prende come una bestemmia. E poi però ho studiato un po' l'induismo, adesso vorrei rileggere i Veda se ho tempo. Mi sono occupato un po' di buddismo, sono andato per 2 anni, ho seguito il Gepeling, una scuola buddista a Milano. Scritto un libro nell'89 legato a Rumi, quindi al sufismo. Ho letto 100 libri sul sufismo. Purtroppo ho sbagliato a non scrivere un libro sul sufismo allora, perché lo sento molto e sento che il cuore delle religioni è tutto uguale. L'insegnamento profondo delle religioni è il divino. Poi ci sono i rituali, ci sono la cultura legata alla mitologia del luogo dove le religioni nascono. Poi mio marito mi ha riportato, prima di sposarci, mi ha riportato in chiesa, mi ha detto: prova a sentire, non sentiti obbligato, cosa senti? E ho avuto anche qualche esperienza mistica. Io ho visto Maria, non è che ne abbia parlato tanto, mi è successo in Spagna, giù a... No, in Portogallo, a Fatima. A Fatima ho avuto un'esperienza molto particolare perché mentre pregavo nella cappelletta di Maria, sei stato, immagino, a Fatima, mentre pregavo nella cappelletta, io ho visto una giovane ragazza, 16enne, 17enne, con la pelle ambrata. Poi ho visto una donna enorme, altissima, come non so dire. Alta come 3-4 piani, quindi l'astrale, e poi ho avuto la sensazione, io quando penso a Maria ho l'immagine del manto dell'universo, quindi la parte spirituale. Quindi ho visto tre livelli, perché lei è stata persona, quindi persona era nella personalità del suo tempo, ma poi aveva un'energia. L'energia di Maria dell'astrale e poi aveva la parte spirituale. E da bambina l'ho avuta 2 volte questa cosa. Non di Maria, ho avuto 2 volte quello che racconto adesso. Ho fatto un sogno che da ragazzina, ero bambina, che andavo nel soffitto dei miei genitori, dei miei nonni, e quindi all'ultimo piano. E c'era una scala che usciva fuori dal tetto. Io facevo quella scala, facevo qualche gradino e c'era una luce immensa.
e ho avuto paura e sono tornata indietro. E lo stesso da grande, adesso 10 anni fa, non so quanto tempo fa, ho meditato su un chakra alto e lì si è aperta una lama di luce, la stessa luce che ho visto in soffitta, e ho avuto paura. Paura che fosse troppo per me, non paura che mi succedesse, era troppo, perché era una luce divina. E io so di poterle avere, ma forse devo lavorare di più su questa mia parte mistica. Devo essere più pulita, più in armonia. E io ho, oggi mi riconosco una parte mistica. No, Bernard? Qu'est-ce que tu penses? Molto forte, perché ci sono momenti in cui, anche in conferenza, sei tu, ma sei connessa. Sì, 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 mi succede. Ma io anche quando parli, quando sono stata a Qumran, dunque io ho fatto un viaggio con degli amici in Israele, accompagnati da dei preti, uno era un inquisitore a cui ho tagliato virtualmente la testa, discutendo. Uno era gay, credevo snob, vestito Versace con i Ray-Ban e Rolex d'oro, e invece era una persona molto intelligente, era una bella persona, anche se un po' fighetto. E poi il nostro padre Natale, Don Natale, che so che non c'è più, che era un uomo, era un vecchio della mia età, cioè io ero una ragazzina, lui era un vecchio, persona fantastica. E loro sono andati in Terra Santa. Io nello stesso gruppo sono andata in Israele, per cui sulla tomba di Davide, anche se lui non c'è, io ho sentito un'energia enorme che non ho sentito nel Santo Sepolcro. Io non ho sentito l'immagine, io Gesù l'ho sentito negli Orto degli Ulivi, non nel Santo Sepolcro. Poi posso sbagliarmi, cioè io non ho la verità, questo è il mio vissuto. E poi sono andata a Qumran. Io non so niente. Bellissima. No, non è che non so niente, so poco. Mi sono seduta su una pietra davanti a questa roccia, da questa montagna rocciosa, sono rimasta in meditazione mezz'ora mentre gli altri parlavano, e intanto io lì ci sono già stata, e poi sentivo, non so spiegarlo perché è difficile spiegare, io sentivo la voce dei padri, io so che lì c'era Mosè, c'era Abramo, ecco, e erano tre padri, non mi ricordo, Abramo me lo ricordo, Mosè me lo ricordo, qualcun altro, e non volevo più venire via. Ero a casa mia, cioè è stata una percezione fortissima. E non è un montarsi la testa, quando uno ricerca le risposte, la verità, arrivano. Certo non arrivano se sto a vedere Inter Milan, o se vado a bere al bar, o se vado in ufficio. Cioè le risposte arrivano anche in ufficio, ma per chi cerca. E la gente è una... Ho sempre detto che un peccato enorme che ho anch'io, che faccio anch'io, è la pigrizia mentale, non la pigrizia di non pulire la casa, la pigrizia mentale, di sedersi in quello che sappiamo, stare dentro uno schema, quello che ci hanno dato, il seguire l'onda. Vaccinatevi tutti, e vram, vacciniamoci tutti, vestitevi tutti vestite, bevete quel caffè lì, vrum, tutti, anche in questo campo, leggete tutti quell'autore, no quell'altro è meglio, l'onda, ma io devo pensare con la mia testa, devo sentire con la mia anima, devo entrare in contatto con la mia anima. Ecco, questa è la spinta che ho ancora forte, Bernard. Che non è tanto... Ieri sono andata a conoscere una giovane guaritrice, giovane, ha 50 anni, ma è una ragazzina, una nuova guaritrice. Io vado a conoscere la gente, sono nutrita dal lavoro che faccio, sono nutrita quando io riesco a aiutare una persona. È vero, come dicevamo in fuori onda, che a volte le persone sono cavallette, questo lo dico io, ti vengono, pretendono,
Io dopo le conferenze, siccome vado in una specie di trance quando faccio conferenze, quando chiudo il microfono, vroom, l'energia cade, quindi non ho più quella capacità di ascoltare tutti, perché è come se ti staccassi la spina e la gente a volte vengono in 40 a chiederti la stessa cosa e magari io risponderei, ma non quando sei stato deprivato della tua, no, di quando ti sei dato tutto, data in questo caso. Io a volte sono maschile, ma in questo senso sei un esempio perché guarda che dopo tutti questi anni hai ancora questa grinta, che vedo tante persone che dicono ma sì, ma adesso sono troppo vecchio, e credo che sei un esempio per molti di poter mantenere questa ricerca interiore malgrado le sfide, le difficoltà della vita, perché non ne hai parlato tanto, ma hai avuto tante difficoltà e grosse, e hai saputo superarle, hai saputo andare oltre. Non suonare troppo il violino, eh? Allora, io trovo che una parolaccia pesante è ormai alla mia età, ormai cosa? Se sei qui vuol dire che non hai finito. E il maestro diceva, diventate vecchie quando non avete più ideali e non avete più stimoli. Allora lì subentra la vecchiaia. E io, guarda, quanti anni ho? 45, non so, capito? 35. Io non sento 35, è ovvio che non ne ho 35. Ma dipende da noi, perché per esempio quando tu fai meditazione, quando tu hai l'entusiasmo, che vuol dire stare con Dio, entusiasmo etimologicamente, tu produci endorfine, produci adrenalina, quindi la forza ti arriva. Poi c'è la sera che ti stravacchi, che sei stanco, che hai voglia di riposare, di non fare niente, di stenderti su una spiaggia davanti a un mare bellissimo, cioè ci sta anche quello. Ma noi dobbiamo avere la spinta dentro. E la spinta ce l'ha anche un contadino, ce l'ha anche, so, una che fa vestiti, ce la può avere. Io ho conosciuto a Roma tanti anni fa un giovane falegname che è venuto a farci vedere le fotografie di quello che faceva. Faceva delle panchine e degli appendiabiti con delle facce, delle foglie. Era un artista, in realtà era un artigiano, ma aveva dentro la voglia di creare qualcosa di nuovo, per cui non hai bisogno di essere chissà chi, devi guardarti dentro. Assolutamente. Allora, un'ultima domanda. Spesso si dice che cosa c'è dietro l'angolo, e vorrei farti questa domanda che fanno tutti qui sul canale In Sintonia, è cosa c'è sopra l'angolo? Sopra la prossima tappa. Io voglio andare in alto. Una volta è venuto a casa mia uno che faceva ricerche di mercato, ahi, ahi, c'ho la batteria scarica, faceva ricerche di mercato e mi ha chiesto se io sarei andata a nord, a sud, a ovest o est, e io gli ho detto io vado in alto. Ecco, io voglio andare anche sugli altri pianeti da cui forse vengo, voglio esplorare l'aldilà, io non ho paura della morte, anzi ogni tanto dico sono stufa, venite a prendermi. E poi invece ho tante cose da fare ancora. Quindi sopra c'è il divino che ci guida, ci sono gli angeli, ci sono le nostre guide, ci sono i nostri cari, c'è casa, e ti telefono casa. E io non ho paura di andare a casa, anzi, non l'aspetto con ansia perché ho tante cose da fare ancora, ma io credo che non avrò paura di andare sopra l'angolo. Anzi. Grazie, grazie Emanuela, grazie per quello che ci hai condiviso con noi, grazie anche a tutti quelli che qui hanno potuto partecipare, condividere questo incontro, che ve lo ricordo è stato fatto quindi nell'ambito del canale In Sintonia, che è stato proposto da Roberto Romiti, e quindi grazie a tutti e spero a presto. In un'altra emissione. Alla prossima. Grazie. Ciao e grazie a te, Bernard. L'Accademia Alberto Lori presenta Canali in Sintonia, un progetto armonico di Roberto Romiti. Una vita da.